Ah, ops, questi sono sulla nave, ci siamo dimenticati di loro. Andate qua a raggiungere gli altri 5.000. Quinto Stratos guidato da Amantas Filetide. Voglio importare ferro? No, no, no. Mi spiace. Stiamo salendo parecchio di manpower, che non è male come cosa. Anche di soldi, in realtà. Ma abbiamo delle scelte nazionali importanti. Charters, trade overview, decisions. Allora, monarchia plutocratica. Monarchia statocratica, monarchia teocratica. Ambizioni imperiali. Riunisce l'impero di Alessandro. Però di cosa abbiamo bisogno? Pella, Lisi Maccheia, Gordion, Sardi, Antigoni, Epifaneia, Babilonia, Seleucia, Susa, Persepoli, Ecbatana, Alexandreia, Taxila e Alessandro. A qua dobbiamo avere almeno 600 città. Ah, ok, queste sono danno delle. Adesso abbiamo uno stato di che tipo? Un governo di che tipo? Eh? Un. Sì, major power, ok, ma come siamo? Siamo una monarchia aristocratica, per cui abbiamo due idee di oratoria. Ma ne abbiamo sbloccate di altre di idee di oratoria nel mentre? Un po' sì, mi sa di sì. Corruzione meno 0,10. Wrong culture happiness più 10%. Wrong culture group happiness più 15%. Più 20% di punti di ricerca. Buono. Cosa abbiamo al momento? Il migliore alle opinioni e la lealtà di generali e ammiragli. Questa è quella dei governatori, questa è, diminuisce l'aggressive expansion, che non è male questa anche. Più diplomatiche, più relazioni diplomatiche, quante ne abbiamo al momento? Oh. No, beh, non è così urgente il cambio. Poi abbiamo morale delle armate più 10%, se no c'è navi, disciplina. Costo più manpower meno mantenimento co costa meno mantenimento. No, preferisco quella. Anche se l'experience decay non sarebbe male. No, mi sa che terrò queste idee. No, grazie. Abbiamo bisogno di 600 città. Ne abbiamo solo 363. Allora, vediamo un attimo per quella decisione là. Quella di riunire l'impero di Alessandro. Cosa ci manca? Ci mancano un sacco di puntini, eh. Ah, queste zone ce le ho. Ok, ci mancano un sacco di zone qua. In Frigia, in Tracia, Lisi Maccheia. E in qua cosa abbiamo? La direzione dell'impero Seleucide. Ecbatana è laggiù in fondo. Mare. Palmira. Come è messo Palmira? Forse dobbiamo espanderci nella zona di Palmira in modo da aprirci quest'area. No, grazie. Oh, Palmira, mi dica, 10.000, sono alleati con Sardi,
Sofene e basta? No! Una tregua. È una lega difensiva anche con la Siria celeste. La Siria ciristiche. Ah, la Siria ciristiche, questa roba qua e basta. Sì. Oh, aspetta. Allora, c'è morte della gente. Ci sono dei barbari qua che stanno andando in Hieropolis. Quando arrivano? L'8 giugno, tra 2 giorni. Che se non ci arrivano mai in 2 giorni. E infatti arrivano l'11. Epiproxeno. Allora, che cosa facciamo? Lui? O lui, dai, mettiamo lui. Non abbiamo delle scorned family, stranamente, perché abbiamo creato tutte quelle armate ad hoc giusto per non scornarle. Allora, qua abbiamo portato la gente, ma ci siamo dimenticati di scaricarla, ovviamente. Ok, battaglia di Hieropolis. Non abbiamo dato niente, ma hanno mandato uno schiavo a, ad Alessandria d'Egitto. Alessandria sarà piena di nuovo di... Perché Medrion la gente sta morendo? Oddio, e questi da dove ci sono arrivati? Per fortuna che ho un forte in quella zona. Porca miseria. Da dove sono spawnati? Sono spawnati di qua probabilmente, ci sono arrivati fin laggiù. Ah, vaffanbrodo, vaffanbrodo. Ma qua non posso tenerli qui questi? Supply limit 17. No, è bene nel deserto. No. Posso colonizzarla questa? Sì, adesso abbiamo abbastanza gente, perché probabilmente qua ne abbiamo 10, sì, esatto. Però posso colonizzare questa? Cioè, sono delle zone non desertiche qua, no, sono tutte desertiche. Fambrodo, perché quella è attaccata ai barbari. E quanto ha? 13,50, 14,40, 15,30. Però il fatto è che questo ci permetterebbe poi di arrivare velocemente all'altra là. Direi che ci conviene questa. Muovo un Freeman. Allora, no, aspetta un attimo. Le navi dove le ho mandate? Quelle altre... Da questi potete tornare a casa. Le mie navi... Questo qua cosa stanno facendo? Perché hanno... Perché si stanno muovendo, forse per quello. Andate qua. Sì, perché avrò bisogno di spostare della gente. Probabilmente per la difesa dei miei territori. Allora, Medrion stanno morendo. Ci sono dei barbari a Medrion. Ci sono le navi che non hanno... Ah, il sesto stratos è senza comandante? Oh, per carità. Dammi questo, dai. Vada. Guadagna della fedeltà almeno. Sì, ottimo. Il governatore della Siria mi è sleale? Perché è un pretendente, ha delle corti leali. Vaffanbrodo. A guadagnare più di 0,25, ma perde comunque più 0,1 al mese. Quanto guadagni dalla fedeltà del corti? 0,1 non è un granché.
Ed è il governatore della Siria, però. Devo cambiare il governatore di Siria, per forza. No, regioni, non province, scusatemi. Qua, scusatemi, Siria. Ah, non vuole essere spostato, porca miseria. Se gli trovassi una sposa? Allora, questa è brutta, va bene, no? È triste lo stesso. Dov'è Leo che come, però? Allora. Una cosa per volta, Leuke come. No, Leuke come è questa qua. Facciamo un cittadino, due cittadini, dai. Vada. Ah, il governatore della Siria ci è infedele, questo è un buon problema. Scusate, che dobbiamo cercare di risolvere. È un pretendente. Quanti anni ha? 54. Posso solo sperare che muoia? Speriamo. Allora, ok. L'Alto Egitto ha un governatore che manca. Mettiamo qualcuno di buono ma non buonissimo. Tipo questo Leuconide. Beh, sapete che non hanno un granché di lealtà, eh. Non abbiamo delle policy che possiamo mettere per migliorare. Mettiamo questa. E poi diamogli la free hands. Adesso dovrebbe aumentarci un po', ecco, 0,03 al mese. Non è tantissimo, almeno non abbiamo preso corruzione noi. Il fatto è che poi per perdere la corruzione non è così facile, effettivamente. Allora, split in half, per cui metà andatevene via, così almeno non prendiamo troppo attrito. Poi 10 li manderei laggiù. No, era meglio, vabbè. C'è un 0 trito qua vicino, 0 0 0. Vai qua. Andata da Mastor, tanto non dovrebbero esserci problemi. E qua ci mettiamo un discreto comandante, tipo un 6 ci può stare. No, così appena quelli hanno un 10 possiamo colonizzare base. Ah, qua sono 5 e 1, 6. Possiamo spostare qualcuno a Carax per caso? Allora, uno di questi possiamo muoverlo a Carax. Sì. Almeno ne due a casa, a Carax. Adesso sono. Prendono sempre attrito? Sì, per il deserto. Mareo. Allora.
Cribio, questo episodio sta durando davvero tantissimo. Mi sa che dovevo spezzarlo, l'avrò spezzato in due in questo momento perché non me ne sono neanche reso conto. Sono passati già quasi 40 minuti e un episodio di 40 minuti è davvero ingestibile. Allora, cosa sta succedendo? Allora, lui vuole dei posti, cioè vuole lavorare in altri uffici. Ah, vuole essere Archigram Mateus al posto di lui. Che però non è un granché buono. Qualcuno con finesse. Lui non ha tantissime finesse, scusami. Però lui perde un sacco di lealtà. Facciamo questo, speriamo che ci muoia nel mentre. Però fa davvero schifo, scusatemi, ma uno di 11 sostituirlo con uno da 4. Ah, qua chi mettiamo? Lui, dai, ci sta, uno da 5. Qua quanti abbiamo? 7, 1, 8. Ne avessimo ancora 2. Ah, qua posso muovere a Karax e a Karax, vai. Abbiamo un po' spopolato Astroconda, ma così possiamo colonizzare qua, ottima. Vada. Però è che abbiamo barbari che sono difficili da gestire. Tra l'altro là stanno per spawnare, allora. Andiamo a prendere questi 10.000 e li manderemo là. Facciamo un marketplace e qua anche un marketplace. Muoviamo là, di barbari nella nostra zona qua non ne abbiamo, quindi siamo tranquilli. Gli unici che ci arrivano sono questi di qua, quindi le province là coloniali dobbiamo difendercele per bene. Oh, aver messo delle colonie qua ci permette se non altro di difenderci un po' dai cartaginesi, dall'espansione cartaginese. Poi ci prendiamo 1% di attrito. No, facciamo così, riusciamo la nostra corte. Chi è quello? Immagino che sia uno molto forte. Sì, è un 12, è un generale di livello 12, molto buono. Qui non abbiamo più città con 10, e infatti dobbiamo aspettare che crescano un pochettino. Comunque vi farei un'altra armata di una ventina da queste parti qua, giusto in caso, se fosse necessario. Tanto di soldi ne guadagniamo parecchi ancora, sì. Ma fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13 di fanteria leggera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13. Vada.
Ottimo, e li mettiamo. Abbiamo detto qua che non c'è attrito. Sì, perché tutti gli altri hanno deserto. Ok, una volta sistemata questa armata, direi che ci salutiamo per questi due episodi durati. C'è un episodio durato due, spezzato in due. E ci siamo quasi. Sì, autosave, ovviamente, proprio in mezzo ai piedi. Dai, 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 dai. Qui, se fosse necessario, abbiamo comunque delle altre armate pronte a intervenire in caso fosse necessario. No, morto la migliore della terza Nauticon. Ma mettiamo questo, che tanto non ci serve della gente troppo forte qua. Ah, e questa qua è la terza Nauticon. Mettiamoci questo, che va bene. Si guadagna anche un po' di lealtà. E niente, direi che adesso che l'Egitto si espande nettamente su tutta la zona orientale del Mediterraneo. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.